Abbiamo promosso questo ciclo di lezioni rettorali su etica e coscienza civile perché vorremmo immaginare un tempo nuovo, un tempo diverso, radicalmente diverso dal tempo in cui viviamo, un tempo in cui anziché oppressione ci sia libertà, anziché vuoto morale ci sia consapevolezza, anziché discriminazione ci sia rispetto della persona. E com'è possibile immaginare un tempo nuovo? Nella storia abbiamo visto delle esperienze di immaginazione di tempi nuovi, il nostro rinascimento, il nostro risorgimento, la resistenza antifascista, sono state tutte realizzate da ragazzi e ragazzi, da giovani che hanno saputo immaginare tempi nuovi e lo hanno fatto perché hanno interrogato la loro coscienza, perché si sono poste le domande giuste, perché hanno cercato le loro risposte. Non si sono accontentate delle risposte facili, delle risposte che accontentano tutti, delle risposte alla moda. Ragazzi e ragazze che sono diventate persone profonde, persone vere, e così hanno costruito esperienze di emancipazione, di arricchimento. Questo è lo scopo delle lezioni rettorali: imparare a interrogare la nostra coscienza per essere persone veramente libere, per essere cittadini nel vero senso della parola, per essere capaci di immaginare un tempo nuovo. Io vorrei che i ragazzi e le ragazze migliori di questa università, della comunità di Urbino, venissero ad ascoltare e provassimo insieme a cercare questa nuova strada. È un'impresa molto, molto difficile, ma non possiamo non provare. Non possiamo continuare a vivere in un tempo che non sa più immaginare esperienze di emancipazione.